Ciao e benvenuti nel nuovo video. Allora, pacchetto di Astra Makeup appena arrivato e sono stra curiosa di scoprire cosa c'è dentro, perché online ho visto alcune ragazze che avevano delle cose, alcune ragazze che ne avevano delle altre, e quindi voglio sapere assolutamente che cosa ho io. Astra Makeup, vi ricordo che è un brand interamente italiano, realizzato in Italia, prodotto in Italia, ad un prezzo oltretutto anche low cost, accessibile, onesto, ed è reperibile sia online su astramakeup.com, ma anche in diversi negozi fisici. Ad esempio, io nella mia città lo trovo solamente, e pochi prodotti, lo trovo da Caddis, però pochi prodotti, mascara ed altre cosine, ma davvero poco. Consiglio online. È un po' di tipo Essence, ma con una qualità leggermente, nettamente superiore. Sto rimuovendo e lo rompo sempre. Ragazze, voi mi fate sempre i pacchi così belli e io li rompo sempre, perché devo capire cosa c'è dentro. Ok, tante cose. Tante cose e ci piace. Appoggiamo. Allora, alcune cose le conosco, altre no, sto controllando, giuro che la finisco con questi rumori. Ok, appoggio tutto qui. Allora, prima cosa che vedo è una maschera viso purificante sebo normalizzante col zinco, testato su pelli sensibili, maschera in tessuto 100% di origine vegetale biodegradabile. Ci piace, da 15 minuti. Questa qui. E sinceramente la voglio provare. 97% di ingredienti di origine naturale. Mi sembra anche bella imbevuta. Proviamo, assolutamente. Poi, ecco qua. Dunque, ecco qua altri prodotti che vedo. Ma, scusate, ma sono diversi. Ah, ok, quindi facciamo questi, questo, ok. Allora, scusate, devo capire cosa c'era. Eyebrow Lover Mascara, mascara in full tinte per sopracciglia, in questo caso il colore è lo 02. E lo guardiamo. Bello l'applicatore, vediamo. Colore mi sembra anche adatto. Ok, quello che volevo vedere io adesso sono questi, perché ne conosco alcuni. Sono i Cult Stick Water Resistant e Shadow, ombretti in stick resistenti all'acqua, che io ho testato alcuni, non mi ricordo, forse questo, scusate, sono questi tre, e davvero ho provato che siano, sto aprendo le confezioni intanto, ho visto che sono davvero resistenti, cioè i colori più chiari vanno bene anche come base per l'ombretto, ma durano davvero tanto. I colori più scuri, ad esempio, anche nella rima inferiore, cioè, con il sudore resistono tanto, 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 mi piacciono tanto. Proviamo a rifare i video fuori, sono le zanzare. Allora, i colori che mi hanno dato sono 1, 3 e 7, che è questo bel blu. Iniziamo con l'1, infatti questi 3. Oh, cosa c'ho oggi? 1 si chiama 1 e l'1 8 ore long lasting easy to apply, questo qui, e vediamo, molto luminoso, ecco, questo è il tipico colore che va benissimo sia da solo che per dare appena un pochino di luce, oppure come base, leggerissimo, ma non si muove più. Poi andiamo con il 3, quindi, ma non hanno un nome? No, ok, perfetto. Mi correggo, l'1 è perfetto come base, il 3 è perfetto da solo, da quel poco di luminosità e dura a lungo. Qui, vedete, si sfuma poco. Adesso andiamo con l'ultimo, che è scuro ed è un blu, credo,
è il 7. Ecco, invece questo colore blu soprattutto è molto estivo, è un blu jeans sembra. Questo applicato poco oppure con un pennellino nella rima inferiore, non vi si stacca più davvero fino a che non struccate. Ah, si rimuove facilmente con qualunque tipo di struccante, sia bifasico sia classico, si rimuovono bene ma non si muovono dalle palpebre. E veniamo con gli ultimi due prodotti, che sono questi, e io dico wow, perché questa linea la conosco già, e forse questi sono gli altri due perché ho detto che mi piaceva tanto. Erano tre prodotti, non mi ricordo. Comunque, queste sono le tinte per le labbra della linea Pure Beauty, che vi ricordate che mi ho spacchettato tempo fa, con estratto di pera, uva, mandarina e mora, acqua di Amamelis, tutte e due, sì. Sono i colori 3 e 4. Queste ne ho provata una, se avete visto che le avevo spacchettata con voi, 90% di ingredienti d'origine naturale, davvero un tattoo sulle labbra. Allora, se le avete secche non è il prodotto giusto per voi, perché va a coprirle di colore ma non ha un effetto idratante sul viso, solo colore. Però la texture, cioè l'applicate che è un bagnato acqua ma asciuga subito, è un particolare. Visto il prezzo io vi consiglio almeno una di provarla. Questo è il 3 smoothie. E andiamo, vedete, proprio particolare il come viene su, vediamo, bello. Aspettate che cerco di fare una cosa omogenea, eccoci. E lo lasciamo asciugare. E poi abbiamo 4 tutti frutti, che sembra scurissimo, vediamo. Qui si vede bene il come esce l'applicatore, secondo me. Vedete, fate le bollicine. E lo applichiamo. Allora, pensavo fosse, se non mi sturlo contro il muro è più bello, pensavo fosse scurissimo, ma invece una volta applicato, proprio per il fatto che è con acqua, è più che portabile. E oddio, mi sono sporcata, no, hanno un profumo fruttato fantastico. Adesso li lasciamo asciugare un secondo e vediamo. Intanto si sono asciugati gli ombretti. Adesso specchiamo un secondo per le tinte, perché ho fatto un bello strato, ma la prima è già asciutta e la seconda anche. Fantastici, fantastici prodotti. Quindi intanto grazie alle ragazze di Astra, perché mi conoscono molto bene. Maschera purificante, sebo normalizzante, questo da provare assolutamente. Mascara infoltente e per l'estate è fantastico, ma io lo utilizzo tutto l'anno sinceramente. Ombretti in stick, questi i cult stick, davvero, cioè sono un passepartout, perché è un tocco di questo se non volete truccarvi ed avete già fatto un look. Mi raccomando di sfumarli immediatamente perché poi non si muovono più. E questi sono gli ultimi due, o erano quattro, no, numero 3 e numero 4, vuol dire che ce n'erano 4 in tutto. Io ne ho uno, però allora a questo punto me ne manca una, ma guarderò sul sito. Acqua Lip Stain Natural Tattoo Effect, bellissimi, bellissimi come sempre. Niente, fatemi sapere quali di questi prodotti vi hanno incuriosito, quali vi piacciono di più ed è quale siete curiosi di provare. Io assolutamente la maschera la voglio provare. Gli ombretti in stick ve li straconsiglio, come anche le tinte labbra. Basta che non avete le labbra troppo secche, perché non vi fa l'effetto idratante. Questo più è come avere solo un colore senza spessore sulle labbra. E niente, io spero di aver avuto un po' di compagnia. Sto litigando con le zanzare, come si può notare, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao!
Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!